Buongiorno, con questo autore iniziamo una breve carrellata sui personaggi significativi, alcuni dei personaggi significativi dell'umanesimo e del Rinascimento. I personaggi sono moltissimi, noi ne abbiamo trattati alcuni a titolo ovviamente esemplificativo, non è che avevamo l'ambizione di essere esaustivi. Bene, per quanto riguarda questo primo autore, che come vedete appunto è Leon Battista Alberti, abbiamo scelto per rappresentarlo questa sua affermazione, che ci dice molto del cambio di prospettiva, di mentalità che l'uomo dell'umanesimo e del Rinascimento accoglie rispetto all'uomo medievale. Pertanto, così mi par da credersi all'uomo nato, certo non per marcire giacendo, ma per stare facendo. Ecco la nuova condizione che l'uomo dell'umanesimo e del Rinascimento assegna all'essere umano. Non per star lì a marcire giacendo, cioè ad aspettare la morte inoperoso, ma a agire, a fare, a costruire. E qui si sente tutta la spinta, la carica del cambiamento in cui erano inseriti questi personaggi e di cui facevano parte, cioè nel senso che vivevano questo spirito di cambiamento e contribuivano a far sì che questo cambiamento avvenisse. Un uomo quindi, a differenza dell'uomo medievale, non più riflessivo e contemplativo come quello medievale, ma un uomo faber fortune sue, cioè un uomo artefice della sua fortuna. Attenzione, questo è un concetto estremamente moderno, qui abbiamo messo l'artigiano che è appunto artefice della sua fortuna, ben lo rappresenta, vedremo che Alberti fa proprio riferimento a queste tipologie di figure, cioè quelle che costruiscono la loro ricchezza, costruiscono il loro domani. Questo richiamare l'uomo al fatto di essere artefice della propria fortuna è un'anticipazione di quello che sarà poi il motto illuministico di Voltaire, il famoso coltiva il tuo giardino, datti da fare, non affidarti esclusivamente alla sorte, ma impegnati nelle cose, sii operoso. E in un certo senso bisogna dire che in effetti Alberti coglie un aspetto fondamentale della dimensione umana. E vedete, siamo ancora all'interno del XV secolo completamente con Alberti, 1404-1472, gli estremi della sua vita. L'uomo quindi, come esposto appunto nella citazione iniziale, non nasce per marcire inoperoso, per perire inoperoso, ma per operare, attenzione, con tutte le facoltà di cui gode la sua natura, facoltà che gli vengono date da Dio. Facoltà che anzi più l'uomo le utilizza e più in un certo senso si rende simile a Dio e si avvicina a Dio e si distingue invece dagli altri animali che non hanno avuto le stesse caratteristiche dell'uomo. Quindi questo nasconde, questo è proprio tipico espressione dell'umanesimo e del Rinascimento, cioè utilizzare tutto ciò che è stato dato all'uomo non lo allontana da Dio. Si pensava talvolta che l'ingegno, vi ricordate, nella filosofia medievale abbiamo visto la capziosità della filosofia che in qualche modo sembrava portare al peccato. No, anzi, niente affatto. Tutto quello che Dio ci ha dato noi lo dobbiamo utilizzare, perché questo ci avvicinerà proprio alla sua natura, ci rende simili a Dio, ci distingue dalla brutalità degli animali, e così via. Bene, allora vediamo un attimo due cose proprio sulla vita di Alberti. Ovviamente non saremo esaustivi su questi autori perché il tempo non lo permette. Alberti nasce a Genova da una famiglia fiorentina che si era stata esiliata per motivi politici e, malgrado la sua condizione nobiliare, questo è molto importante, non disdegna l'apprendimento delle arti pratiche, diremmo anche le arti rispetto alle arti liberali, potremmo dire le arti minori, quelle dei fabbri, dei barcaioli, calzolai, dei sarti, in generale chiunque avesse una tecnica che potesse essere di pubblica utilità. E qui abbiamo proprio messo l'elenco
dei maestri delle arti minori, proprio per dare un esempio di che cosa intendesse Alberti quando diceva che qualsiasi tecnica servisse a migliorare la vita umana era in qualche modo da approfondire, da studiare. Bene, per quanto riguarda, diciamo, il discorso più tecnico di Alberti, Alberti è ovviamente un personaggio poliedrico, innanzitutto diremmo noi architetto, artista e quant'altro, beh, fu tra i primi a sostenere la prospettiva scoperta da Brunelleschi. Che cosa possiamo dire a proposito della prospettiva? Beh, la prospettiva, ora noi non possiamo qui entrare nel... diremmo noi nella genealogia di questa scienza che, diciamo, trova accenni già nel mondo antico, passa attraverso gli arabi e poi via arriva a toccare il suo culmine nel Rinascimento. Però possiamo dire che Brunelleschi è stato, cioè, quello che più di tutti l'aveva sponsorizzato, e Alberti aderisce immediatamente a questa tecnica per costruire appunto la sua arte. E quindi risulta essere innovatore insieme a Brunelleschi. Oltre a questo, diciamo che Alberti fu probabilmente indirizzato anche da queste nuove tecniche a uno studio attento, accurato della geometria. La geometria che diventa un elemento fondamentale per l'arte. E questo connubio di matematica ed arte, che in realtà abbiamo visto è molto antico, perché viene da, se vogliamo, da Pitagora, la musica e la matematica e così via, e che in effetti si ritrova sempre nella storia dell'umanità. Bene, fu Alberti anche un altro innovatore in un altro ambito molto importante, ovvero quello dell'utilizzo della camera oscura per inquadrare i paesaggi. Utilizzavano la camera oscura e le coordinate rettangolari, così per rilevare bene il campo visuale. Qui abbiamo un'immagine che ci fa vedere un po' come funzionava questa camera oscura. C'è stato dentro questa stanza al buio, c'era un forellino e qui appariva l'immagine, e qui vedete c'è proprio disegnate queste coordinate rettangolari per andare a come dire, rappresentare in modo più accurato il paesaggio. E anche in questo quindi Alberti fu un altro diciamo innovatore, e rappresentò sicuramente una rivoluzione per l'epoca. Qui vabbè, trovate Storia della scienza, Bernard che stigmatizza proprio questo aspetto. Filosofo, scrittore, architetto, soggiornò a Roma e per molto tempo fu a servizio dello Stato Pontificio. Il suo ideale di uomo è, come anticipavamo prima, il mercante. Il mercante che in questo periodo è la figura emergente. Si esce dal Medioevo, si riaprono rotte commerciali, si ristruttura in un certo senso, diremmo noi, la viabilità, se così si può dire. Bene, il mercante è a questo punto non solo il nobile, ma anche colui che investe, colui che fa scambi commerciali. Il mondo si apre da questo punto di vista. Il mercante è proprio colui che è l'homo faber fortune sue, diremmo noi, cioè quello che è proprio artefice della sua fortuna. Se ben si organizza, si dà da fare, sarà fortunato e metterà insieme ricchezze e porterà ricchezze. Se invece sarà stolto e genererà miseria, ma non se la potrà prendere con il fato, dovrà innanzitutto fare riferimento a quella che è stata la sua capacità e a quanto si è dato da fare. Figura quindi questa centrale in Alberti, e anche sulla figura del mercante, scusate se mi permetto questa del tutto arbitraria riflessione, anche per quanto riguarda la figura del mercante possiamo vedere un'anticipazione di quello che sarà poi il pensiero di Voltaire, perché ricorderete che Voltaire metterà al centro, diciamo, del suo illuminismo la borsa di Londra, cioè il luogo dove si crea ricchezza, dove la gente si impegna a creare ricchezza, dove l'unico infedele è colui che fa bancarotta. E quindi anche in questo caso,
scusate se io faccio questo accostamento, ma è, come dire, può servire per fissare alcune idee fondamentali di questi due personaggi che vivono in orizzonti diversi, in epoche diverse, ma in un certo senso l'umanesimo e il rinascimento hanno un aspetto, se si vuole, illuministico. Bene, proprio vi dicevo, proprio perché Alberti, come altri rinascimentali, colloca la sua visione dell'uomo tra un ideale di dignità a cui l'uomo tende e la realtà fattuale che invece sembra negarla. Questa è una tipica, diciamo, la ritroveremo in un certo senso anche in Valla, anche se in modo differente, è una prospettiva di questi autori, cioè l'idea, e la troviamo anche in Bracciolini, per esempio, la miseria della condizione umana, cioè il fatto che l'uomo è chiaramente un essere imperfetto, quindi sbaglia e tutto il resto, però deve tendere verso Dio, deve darsi da fare, deve mettersi in gioco, e consapevole ovviamente dei limiti che ha, e così appunto il mercante fa, no? Si mette in gioco, consapevole che tutto non può fare, però sicuramente si può ingegnare per elevarsi. Per quanto riguarda un elemento fondamentale che è il richiamo agli antichi, alla filosofia classica e poi anche ellenistica, qui il richiamo di Alberti è duplice, bisogna sottolineare questo aspetto, quindi non solo verso, diremmo noi, il recupero della dimensione umanistica, ma c'è un'attenzione profonda anche verso la scienza e la tecnica dell'antichità. Ora abbiamo messo un'immagine esemplificativa, però con questa sfera armillare qui dietro di me, che sicuramente rappresenta una delle conquiste della tecnica dell'antichità. E questo è molto importante perché ci mostra chiaramente che l'umanesimo e il rinascimento non si possono distinguere da un lato in un movimento umanista e dall'altro in un recupero delle tecniche della scienza antica. Sono cose che oggettivamente si sono mescolate negli autori, e Alberti rappresenta proprio questa mescolanza, tant'è che egli si dedicò allo studio di Euclide, Archimede, Diofanto, Ippocrate, Galeno, quindi anche la medicina antica, l'enciclopedia di Plinio e via così dicendo. Siccome poi noi, come dire, prestiamo una particolare attenzione anche alla dimensione educativa, alla storia sociale dell'educazione, dalla quale, come dire, deriva anche la nostra impostazione, beh, abbiamo dato uno sguardo anche a una di quelle opere fondamentali di questa tradizione, che sono i libri della famiglia, scritti appunto da Alberti e spesso presi ad esempio di pedagogia dell'umanesimo e del rinascimento, dove c'è un'attenzione particolare proprio per la matematica, e quindi ci dimostra quello che abbiamo detto a proposito dello studio della geometria per, come dire, meglio esprimere le proprie idee artistiche, e anche però quello sguardo verso la scienza antica, la matematica che in un certo senso diventa strumento, l'abbiamo visto, lo era già in alcune espressioni, seppur non centrali, del Medioevo, ma diventa piano piano sempre di più lo strumento a cui affidarsi, che poi diventerà, come dire, in un certo senso la scienza scienziarum della rivoluzione astronomica e scientifica. Bene, in quest'opera si dipinge il processo formativo che porta l'uomo dalla famiglia alla città, attenzione, dalla famiglia alla città, per inserirsi. E ancora qui la prospettiva è sempre quella dell'uomo Faber, come lavoratore capace di mutare l'ordine prestabilito, quindi lavoratore che è in grado di costruire, di cambiare le cose e vincere con l'ingegno la maligna ostilità della fortuna. Quindi non ci si affida alla fortuna così casuale, ma va vinta con le proprie capacità. Homo Faber, fortune sue. In quest'opera, particolarità, diventa fondamentale il ruolo del padre di famiglia per l'educazione
dei figli. E qui abbiamo messo questa immagine che ci fa vedere appunto questa figura paterna che in un certo senso dà l'indirizzo nella gestione, proprio nell'amministrazione, proprio perché all'epoca, questo va detto ovviamente, il mercante è chiaramente la figura maschile, è l'uomo che tiene l'economia della casa e così via. Quindi, per riassumere questo aspetto, possiamo dire che per Alberti la formazione è fondata sia sugli studi letterari e filosofici, sia appunto su quelli delle arti e delle scienze. Qual è l'obiettivo finale, secondo Alberti, della formazione, dell'educazione, in generale anche quindi della cultura? L'obiettivo è quello di creare l'uomo capace di modificare la natura. Modificare la natura qui si intende proprio costruire edifici, macchine, strade, ponti, porti, al fine di rendere migliore la vita dell'umanità. E qui richiamo ai classici, anche in questo caso è Duopo. Pensiamo a quanto i romani, per esempio, avevano modificato la natura con i loro acquedotti per portare l'acqua e migliorare la vita della gente. Beh, questo diventa un ideale centrale nella prospettiva di Alberti e in generale anche nella prospettiva dell'umanesimo e del Rinascimento. Grazie per per l'attenzione su questa sintetica lezione su Alberti. Ci lasciamo al prossimo personaggio.